Eccoci tornati in studio, seconda parte quindi per Altro Studio Sport. Per chiudere il capitolo relativo all'Inter, vi chiedo che cosa vi aspettate. Adesso i nerazzurri avranno due partite interne, quindi si prospetta, non dico un impegno, due impegni facili, però si gioca a San Siro, l'Inter deve assolutamente vincere. È vero che prima c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma si parte dallo 0-3 contro la Juventus, quindi ragionando proprio sul futuro, parliamo di campionato, saranno decisive queste sfide per Mancini. Io, e tra tre ci sarà la Roma a Roma. Spero che a Mancini, non, anche per la sua salute, non succeda qualcosa, perché l'ho visto veramente mortificato e anche fisicamente provato. E adesso bisogna che lui si decida, prendere addirittura delle decisioni negative e controverse, i giocatori li mette da parte e non li prenda più, deve dare una scelta precisa, dando fiducia a quelli che vuol far giocare, ma farlo direttamente mettendo da parte gli altri, per non creare dei dualismi, è l'unica maniera. E vedere come va. Palermo e Bologna decisive per il futuro di Mancini, cioè se l'Inter non dovesse vincere queste due partite, una, non so, dico due pareggi o magari viene fuori proprio appunto nessuna vittoria, Mancini rischia di saltare sotto fino a fine stagione, okay. Credo che sia messo in discussione. Poi partite col Bologna in casa non è facile. Il Palermo può essere un avversario maleabile, anche se ha bisogno di punti, appena rientrato Iachini, sì. E si schiererà dietro col suo 8-1-1 classico. E poi si vedrà, insomma, se riuscirà a scardinare il bunker del palermitano. Col Bologna la vedo più difficile, sinceramente. Poi va a Roma, secondo me comunque arriva quarto o quinto. Non è che in Champions non ci va. Beh, sono solo 5 poi punti di distacco, quindi non si sa mai, perché magari dopo con due vittorie tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento cambia totalmente, perché nel prossimo turno di campionato si affronteranno proprio Roma e Fiorentina. Paolo, per chiudere, mi aspetto anche una reazione domani sera dall'Inter a questo punto. È vero che la qualificazione Coppa Italia è segnata, però ci vuole una reazione. Bisogna dall'Inter dare una reazione al campionato, poi dopo pensiamo al campionato, però devi dare una risposta, dire ok, ci siamo ancora vivi, possiamo, non dico ribaltarla, perché contro questa Juve è impensabile ribaltarla, però devo dare una reazione da squadra e la vedo difficile. Poi dopo c'è il campionato, secondo me col Palermo può passare, col Bologna è più difficile, però tutto per chiudere, Mancini comunque arriva a fine stagione anche per via del contratto, che è oneroso, non è una paghetta da poco. E l'Inter tra l'altro continua a pagare anche fino al termine, continua a pagare della stagione Walter Mazzarri. Parliamo adesso di campionato, Fiorentina-Napoli 1-1, diciamo che hanno vinto la Juventus e la Roma, Juventus prima e Roma che rimane al terzo posto. L'altra settimana lo dicemmo, faceva la Fiorentina fuori casa, cosa dicemmo qua? Ne becca due o tre, regolare. È una squadra che può fare qualche risultato, però non c'è consistenza. È un po' meno della Fiorentina, peggio ancora, la Lazio. La Lazio ha perso 2-0 in casa contro Sassuolo. Sono due squadre inaffidabili. Però la Fiorentina ha pareggiato contro il Napoli, ha giocato molto bene nel primo tempo. Sì, ma non ha quella possibilità di fare con sicurezza il terzo posto, secondo me. Per me c'è Napoli, Juventus e la Roma. Destino segnato magari anche per il campionato. Sarri ha deposto le armi, ha detto è impensabile stare al passo con la Juventus. Reina ha detto no, siamo ancora in corsa per vincere lo scudetto. Ha deposto le armi, non credo, perché quando sei lì a tre punti non è che ti dai per vinto, insomma. Mancano ancora tante partite, quindi molto dipenderà anche da quello che accadrà in Champions. Mm-hmm. Se la Juventus dovesse passare il turno, è chiaro che, insomma, secondo me qualcosa pagherà il campionato. Se invece andrà come penso io, cioè che sarà eliminata il 16 a Monaco, e allora sarà effettivamente difficile, però io non credo che il Napoli si dia per vinto, ce la metterà tutta fino alla fine. La Juventus è più forte, però secondo me è cambiato qualcosa con il risultato di ieri, Paolo? No, secondo me il Napoli deve alla fine, quando giochi con Juventus, Milan e Fiorentina, tre partite di fila, ci può stare che puoi lasciare qualche punto per strada. Ieri a Firenze, secondo me, è stata una bellissima partita, da bella da vedere da fuori, da esterno. Sì, molto divertente, molto piacevole. Ha detto benissimo Reina, fare punti a Firenze non è facile, ci teniamo stretto questo punto e restiamo lì. Adesso lì Napoli deve stare aggrappato a questa forbice di tre punti, perché giustamente la Juve, secondo me, qualcosa può lasciare, soprattutto in base alla sua avventura in Europa. Quindi secondo me il campionato è ancora lungo e speriamo divertente come fino adesso. La Roma può rientrare in questa corsa, non dico, almeno per il secondo posto, non dico per il titolo, ma almeno per il secondo posto, Paolo. Vediamo venerdì dopo Roma-Fiorentina come si appunto, mette. Appunto, perché c'è questo scontro che è mica male anche lì.
perché la Roma secondo me ha fatto una serie di risultati consecutivi anche molto fortunati, e anche a Empoli comunque su tre gol, lasciamo stare il primo capolavoro di Sharawi, sugli altri due il portiere Skorupski rivedibile in qualche decisione, ecco, molto fortunata. Secondo me venerdì potrebbe essere veramente il test decisivo per capire quanto c'è la Roma in questo campionato. Sei d'accordo, Luca? Ma sì, secondo me però la Roma è fuori dai primi due posti, può arrivare terza e ha secondo me le chance maggiori per arrivarci. Non sarà facile perché sono ancora tanti scontri diretti da giocare, però per i primi due posti io la vedo fuori. Cavaliere, invece Juventus nettamente favorita? Oggi si parlava di fuga della Juventus. Un bel quadro per Allegri perché ragazzi ha fatto delle cose eccezionali dovendo cambiare tutta la squadra, i giocatori, così, infortuni, così. Però deve avere, oltre che Marotta come diciamo consigliere oppure qualche altro consigliere che io non faccio nomi perché da solo Allegri Sparati ce l'aiuta. Lui parlerà con, insomma, perché io so che lui parla sempre con quelli con cui collabora, certo. Quindi bisogna dire che è un gruppo che va molto bene. Non ne parlano molto di quelli che lo circondano, però sicuramente se ne serve bene. Juventus, come dicevi tu Luca, quindi strafavorita per il campionato, però attenzione, c'è Galeone che sappiamo tutti essere il maestro di Allegri, che ha detto se vincerà se ne andrà sicuramente via. Allegri? A Podera? Sì, ho detto Galeone. Marotta ha detto che c'è il contratto ancora per il prossimo anno. Sì. Sai, poi dopo bisogna vedere un po' quello che c'è sul mercato, le offerte che ti arrivano, se ha bisogno di avere nuovi stimoli, perché è chiaro che il campionato italiano ha vinto tutto, ha vinto col Milan, ha vinto con la Juve, ha vinto con una squadra riformata in larga parte, quindi sai, se dovesse avere bisogno di maggiori stimoli, gli piovono dall'estero offerte sostanziose. Mourinho, come Mourinho. Qui si parla mai di ingaggi plurimilionari, quindi può essere tutto, anche se è vero che a Chelsea dovrebbe andare Conte. E magari per lui si parla anche di Simeone, poi sì, staremo a vedere quello che accade. Potrebbe andare anche al Real Madrid, perché anche il Real Madrid secondo me è una panchina di quelle che salterà, perché non credo che andranno avanti con Zidane anche l'anno prossimo. Lui però non può andare. Ha perso il derby per 1-0 in casa contro l'Atletico Madrid nell'ultima partita del campionato. Non Paolo, per tornare all'argomento di prima, però si può dire che Juventus e anche Milan, di cui parleremo fra poco, abbiano una identità proprio stabilita dal proprio allenatore, ed è per questo che ora come ora i tifosi sono contenti, a differenza invece magari dell'Inter. Beh sì, sulla Juve secondo me identità, da quando loro hanno svoltato la partita con Sassuolo, che sono messi lì, sono una sorta di uomini in missione, loro entrano in campo, sanno che la partita prima o poi la sbloccano e la portano a casa. Anche con l'Inter, è vero, il primo tempo è stata tra virgolette in partita la squadra, però avevi la sensazione di dire ok, adesso la Juve il gol lo fa. Lo respiravi nell'aria, questo fatto di essere più squadra. Sì, nonostante sia stato un errore poi di D'Ambrosio. Alla fine è stato un errore a deciderla, però loro davano proprio questa impressione di essere più squadra, più sul pezzo. Per quanto riguarda il Milan c'è un'identità, e detto bene, secondo me nel Milan ancora più maggiore, che è forgiato attorno al proprio allenatore. Non passa intervista o conferenza stampa dove i giocatori dicono sarebbe un errore cedere Mihajlovic, ripartire da zero, ci sono delle fondamenta buone. E il Milan è un'altra squadra che dal Napoli all'andata, e qua sarebbe quarta in classifica per il cammino che ha fatto. Non perde dalla partita col Bologna, ha svoltato, ci ha messo tanto e ha creato giustamente una squadra. La differenza, dicevamo prima, con l'Inter, qua i giocatori sono con l'allenatore, nelle difficoltà si è cementato un gruppo. All'Inter questo, almeno da fuori, non si vede. Sì, non sembra che sia così, Cavaliere. Per l'appunto questa sera, poi fra poco ci sarà il Milan impegnato in casa contro l'Alessandria. Non ce ne vogliano i tifosi del Milan, però sarebbe bellissimo che una squadra di Lega Pro arrivasse in finale. Io dico solo che questa è l'occasione per provare veramente una squadra nel vero senso della parola, cioè non diciamo così, non guardare se gioca contro Alessandria, ma dire ai giocatori, e Mihajlovic lo dice, voi affrontate la Juventus, pensate di affrontare il Real Madrid, ecco. Questa è l'unica maniera per convincere e stimolare i giocatori, perché se il Milan si mette a prendere sotto gamba l'Alessandria, gli può succedere anche che brutto scherzo. Rischia, si parte dall'1-0 dell'andata, Luca. In attacco giocherà Balotelli, che ha segnato la rete decisiva su calcio di rigore all'Olimpico di Torino, e insieme a Menez. Eh sì, perché tra l'altro Niang con l'incidente d'auto che ha fatto fuori due mesi. Esatto. Tra l'altro ci vuole il photo finish per stabilire chi è più deficiente tra Balotelli e Niang. Non è facile, non è facile. È una bella lotta. Io sono indeciso. Meno male deficiente, Luca, spieghiamo il termine nel senso latino, e quindi che è deficere mancare di intelligenza in taluni casi. E sono due microcefali, diciamo, che non è facile capire chi dei due io batte l'altro. Ero venuto in tuo soccorso con il latino, invece tu proprio.
precisato la cosa. Ok, hai voluto precisare. Ma non credo che sia sorpresa, insomma, Milan dai, è superiore di almeno 5-6 spanne, quindi sarà una festa per i tifosi alessandrini venire a San Siro, per i giocatori stessi, però credo che il risultato sia segnato. Mialic in conferenza stampa ha detto: non dobbiamo pensare all'Alessandro, dobbiamo pensare di andare a giocare una finale, perché quindi lo stimolo deve essere quello. Il Milan gioca una finale da molto tempo in Coppa Italia, anche in generale gioca una finale, quindi secondo me sì. Su quel discorso Balotelli a questo punto è l'ultimo, penso, possibilità che possa avere, perché ti si fa male. L'ottava ultima non possibilità. Non so quanto è arrivato ormai, abbiamo perso i conti ormai. L'ultima possibilità. C'è stato un grande ex giocatore che ha detto: ma come ancora... L'ultima possibilità? Dà la possibilità a Mario di giocare. Non gliela darebbe mai. Io non lo so, perché il carattere dei giocatori moderni, parlo, è ben strano. Non hanno bisogno di guadagnare per vivere. Ai miei tempi bisognava guadagnare per vivere discretamente. Invece ai tempi attuali bastano tre campionati e metti da parte un capitale da viverci. Non sarebbe male giocare a calcio. Fatto l'incidente con l'autista, guidava l'autista. Era anche con la fidanzata. Sì. Eh? E da quello che ho letto era anche con la fidanzata. La fidanzata è lui e l'autista. Niang. Ragazzi, cosa doveva avere Gigi Riva a quest'ora? Doveva avere 10 Chevrolet o 10 Jaguar che guidavano? Erano altri tempi, per fare gli ingaggi. Insomma, come si fa? Erano altri giocatori. C'è un problema, sì, che forse loro vengono da zone, diciamo così, non perché sono africani, vengono qua, trovano questo splendore, donne belle, così qua e là, perdono la testa. Attenzione, chiaramente poi per specificare, questo capita a tutti i giovani di qualunque etnia, quello per cui magari sarebbe capitare anche a me, no? Io, capito, arrivi, ti danno un sacco di soldi. Come presidente onorario del Modena, che sono ancora adesso dopo 4 anni, io quando prendemmo Babacar dalla Fiorentina, mi sono informato perché sapevo che vita poteva fare a Firenze. Sì, infatti, sì. Il guardarobiere nostro, che era della Fiorentina, la prendevamo per il nostro. Mi chiama mister perché ero mister, presidente, guardi che se non ci mettete dietro uno che lo controlli, quello lì a puttane tutte le sere. Va bene. Chiaramente però questo Babacara, non facciamo nomi, perché lui perché non vuole mai fare. No. Cavaliere. Questo lo dice qualcuno esterno, la dice. Lo dice qualcuno esterno, ma esatto, non è vero, si è sbagliato. È ovvio che infatti, si è sbagliato. Infatti, no, si è sbagliato perché ci ho messo dietro uno io e l'accompagnavo. Ma anche sui tempi andavano, no? Ci guardavano neanche, perché se ti vedevano per la strada con una donna non potevi neanche se. Ghezzi e Buffon, c'era la di Campagnolo. Ma se erano in camera con me, io dovevo guardare. Ragazzi, stiamo, diciamo, un attimino uscendo dal seminato. Abbiamo detto che un po' di desiderio di divertirci nei giovani c'è, non c'è da dire. Esatto. Ma accidenti, ci mancherebbe. Però sono dei momenti in cui devono fare una vita da atleti. Voi non ci crederete, ma c'erano degli allenatori dei miei tempi che venivano la sera a suonare il campanello di casa per essere in casa. Io uscivo alla finestra e dicevo che era in casa, e poi mi diceva lui: e tuo fratello dov'è? Perché giocava anche mio fratello. Ah, mio fratello è già a dormire, invece non c'era. Era uscito. Perfetto, siamo arrivati in chiusura di trasmissione, quindi triplice fischio per noi, grazie a Sergio Birghenti. Grazie a voi e a tutti gli sportivi. Grazie a Luca Di Benedetto. Grazie a voi, buonasera. E a Paolo Nicoli, un saluto. Grazie, è sempre un piacere. L'appuntamento quindi con Altro Studio Sport per domani. Buona serata a tutti quanti voi. Il programma è stato offerto da... Un tuo neo ha cambiato forma, colore o dimensione? IDE è la soluzione per te. IDE, la pelle siamo noi. www.ide.it. Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi.
oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Via Gonin 56, Milano.